come fare profitti rapidi con le nuove cripto listate sugli exchange. Ed eccoci in questo nuovo video, ti mostro come fare profitti rapidi sulle nuove valute che vengono listate negli exchange. Ti mostro l'esatta strategia e poi live sarà lanciata una valuta BRG, quella che vedremo in questo video, tra 8 minuti esattamente su BingX. Quindi prima di andare a fare trading in questi 8 minuti ti mostro quali sono gli step che seguo per andare a selezionare le valute e operare. Allora, BRG non è una delle valute che avrei scelto e ora ti mostro anche il perché. Qui siamo su BingX, 8 minuti. Allora, la prima cosa che faccio è andare a vedere il sito web, cioè per capire di che cosa stiamo parlando, perché dico che non è una di quelle su cui speculerei subito, per un motivo molto semplice. Anche se l'idea di Bridge, quindi della BRG, è quella di portare un oracolo pubblico decentralizzato, che ci sta, che è perfetto e serve all'interno della blockchain, quindi l'utilità c'è, il problema è che si può comprare direttamente da qua. Quindi si può comprare molto comodo l'acquisto sul sito, quindi tutti quelli che vogliono acquistare per detenere possono farlo con carta di credito o tramite scambio con cripto. E questo va sicuramente a ridurre un pochino l'effetto pump quando vengono lanciate nuove valute. D'altra parte, però, c'è da dire che ancora ha una community abbastanza interessante, quindi prima guardo il sito, guardo dove si può già acquistare. In genere si possono già preacquistare in DeFi, quindi in finanza decentralizzata, e questo tendenzialmente in genere non è così semplice come per Bridge, perché devi andare a collegarti al tuo portafoglio. Qui invece è un pochino più semplice l'acquisto e questo mi fa pensare che non farà un enorme pump. Noi comunque proviamo a posizionarci e vediamo cosa succede. Interessante la community, quindi il fatto che c'è tanto seguito, altra cosa che vado a vedere, quindi se c'è hype dietro al progetto. In questo caso andiamo su Twitter, vediamo se sono comprati o se effettivamente c'è interesse, e poi comunque avere un 300k di iscritti su Telegram, nel gruppo Telegram, questo sicuramente dà tanto interesse, vuol dire che può potenzialmente fare dei bei movimenti. Perché guardo queste cose? Perché nel caso in cui ci posizionassimo male all'acquisto, beh, comunque possiamo avere un'idea su un medio-lungo termine. Se il progetto c'è effettivamente riscontro, potrebbe portarci qualcosa nel lungo termine, questo è sicuramente ottimo. Allora, vediamo, le interazioni sono tante, quindi effettivamente questo è quello che andremo a beccare noi. C'è hype, vediamo su BingX, guarda un po' quante condivisioni, quindi presumo che ci sarà un minimo di pump in questa fase. Comunque, visto questo, dato un'occhiata al sito, vado a vedere che cosa. Vado a vedere, chiudiamo, non ci serve più, eccolo qua, vado a vedere CoinMarketCap. Teniamo intanto d'occhio l'ora, perché mancano 6 minuti. Vado a vedere CoinMarketCap e che cosa guardo qui? Guardo il range di prezzo, è partita, mettiamo un annuale, tanto sappiamo che è attiva da meno, comunque è partita da 3.014, il suo range, il suo livello alto è stato 0.016, questo probabilmente dopo che è stata listata già in qualche exchange, e ci troviamo attualmente a 0.009, quindi rispetto qui siamo già abbondantemente in alto, però rispetto al movimento grosso c'è ancora margine di operatività. Market cap attualmente di 7 milioni, la capitalizzazione di mercato completamente diluita 9 milioni e 7, sostanzialmente che cos'è? Questa è quella attuale, quindi prezzo moltiplicato per la valuta circolante, questo invece è il prezzo moltiplicato per la valuta totale, l'offerta massima. Infatti se guardiamo qua, circolanti c'è questa quantità, mentre massima questa. Il fatto che sono abbastanza vicini può essere comunque interessante. Andiamo a vedere poi l'altra cosa che vado a guardare, dove è listata. Attualmente, come nei checks, quindi gli exchange centralizzati, vediamo che di grossi c'è stato solo HitBTC che l'ha listata. Tutti gli altri ancora no. MaxC non l'ha ancora listata, quindi tra i big
quella che andrà a listare per primo sarà proprio Bing X, al di là di HitBTC. Questo per noi è molto e Bitmart. Questo per noi è molto molto interessante, perché significa che effettivamente abbiamo comunque del margine minimo speculativo, quindi possiamo aspettarci potenzialmente un ritorno su questi valori per poi andare chiaramente a scemare. Questo se riusciamo a posizionarci bene. 4 minuti ragazzi, l'ansia inizia a salire, e è comunque complesso posizionarsi, cioè nel momento in cui si va online parte, cioè in genere fa così, fa un pump e poi si vada a affievolire. Quindi vedremo che cosa riusciamo a fare su questa valuta. Penso, visto i movimenti comunque anche nelle 24 ore, vediamo i movimenti nelle 24 ore, sono stati abbastanza interessanti su un range che va più o meno sul, siamo all'incirca sul minimo attuale, fino a, cioè chiaro, sono cambi un 4,64%, quindi un'oscillazione non è molto molto potente. Perché dico questo? Perché tendenzialmente opero in due modi. Il primo è entrare nel momento in cui viene pompata, entro, acquisto, sale, vendo una quota o vendo più pezzi e mi posiziono, tanto so che fa il pump e poi inizia a ritornare giù. Quindi dipende come mi posiziono. Se mi posiziono abbastanza all'inizio, fantastico, fa il pump, torna giù e io ho acquistato, e allora vendo solo una quota. Se invece vedo che già c'è un po' di pump e magari acquisto qua, allora vado a vendere intero, perché quando torna giù probabilmente magari potrei riacquistare a livelli più bassi. Seconda cosa che vado a individuare poi sono dei trading range, quindi delle zone, te lo mostro qua su Pepe perché ce l'ho live adesso aperto, vedi, delle zone in cui far trading e avviare dei bot. Ad esempio qua su Pepe ancora il pump c'è stato, ma siamo comunque a dei livelli ancora interessanti, ho aperto qui e chiuso qui, quindi in questo range, come puoi vedere qua, ho dei trading bot aperti, questi due, che sono lì che macinano, mi stanno facendo più o meno una media del 6%, e questi li ho avviati da un'ora, due ore, quindi c'è sempre margine operativo in seconda fase, anche se non si va a beccare il momento giusto. Manca un minuto, signori, anzi due minuti ancora, un minuto e mezzo tra un po'. Mentre attendiamo, cos'altro dire? Dunque, abbiamo visto un po' di analisi. Perché è importante tenere d'occhio qua col market cap? Per vedere dove è già stata listata. Se qua in mezzo vediamo che è già stata listata su Binance, su MEXC, su questi tipi di exchange, allora non è difficile che ci possiamo aspettare dei movimenti tanto esplosivi. È molto più semplice invece che ci siano dei movimenti, comunque un po' di uptrend sicuro, però diventa più complesso proprio perché si è già entrati a mercato su grossi exchange. Quindi in questo caso direi che siamo da questo punto di vista posizionati bene, quindi ci può essere del buon margine speculativo. E manca un minuto live, ragazzi, divertiamoci un po', vediamo cosa riusciamo a fare. Inizio già a prepararmi magari qua un bel come account futures standard, no? Ci vuole andare su di spot, bello. Ai ai ai, perché mi dice 40 secondi, fondi dell'account, eccoli qua, perfetto. Stavo già preoccupando, no, siamo sullo spot, siamo assolutamente sullo spot, perfetto. 30 secondi al lancio. Mi sento tipo Elon Musk con SpaceX, speriamo di non fare la stessa fine. Io direi di buttarci sopra, non essendo molto sicuro su questa valuta, potremmo partire con un $30. $30, ne prendiamo già un bel po' di unità, presumo. 10 secondi, 9, 8, visto il prezzo possiamo prenderne abbastanza. 3, 2, 1, e in arrivo, resta sintonizzato. No, dai, devi partire subito, non puoi farmi ste sparate così. Dai, 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 su. L'attesa snervante, ragazzi, l'attesa snervante. Non vorrei che sia già partito. Facciamo una cosa, duplica pagina e vediamo da un'altra parte se è partito.
perché non mi fido, non mi fido quando succedono queste cose qui. Sai che magari devi ricaricare la pagina. Infatti ci hanno fottuto, ragazzi, ci hanno fottuto. Eccoli, ci hanno fottuto, ci hanno bellamente fottuto. Allora andiamo con $10. Ehi, come contatto? Ehi là, qui mi stanno fottendo. Perché non mi fai acquistare? Ordine inviato, sì, a che livello? Ma sono a mercato, che sta succedendo? Non sa neanche lui cosa fare. Li ha presi o no? Allora, importo $10, livello... Sì, i livelli sono abbastanza bassi, ma vediamo. Vediamo qua, fammi capire se ora va. Ok, probabilmente è una questione di liquidità. No, ok, ce li ho. Dovrei avere qualcosa? No? Sì. Ce li ho, siamo più o meno a più 0,95 attualmente. Questi qua non so perché non me li ha presi. Annulliamo. Vedete, ci sono sempre questi piccoli gap. Acquistiamo altri 10. Conferma, siamo più $11. Vendi un 25%, no? Un 50%. Vendi. Ok, abbiamo incassato qualcosina, ragazzi, dai, dai. Vedete, purtroppo ci siamo persi questo pump, perché ci hanno buttato fuori, perché succede. Quando si entra non si riesce mai, quasi mai in realtà, a beccare proprio il bottom. Però, vedete, comunque ci siamo sparati $11 di profitto, che non è stato male. Ok, ora, in questi casi cosa fare? In questi casi che ce la siamo presa nel frac... Che cosa bisogna fare? Allora, si fa un attimo un'analisi della valuta. Cioè, se io vado su CoinMarketCap, vedo che comunque ci sono 40.500 watchlist. Quindi 40.000 persone che stanno osservando questa valuta. Il che potrebbe essere interessante, potrebbe giocare a nostro favore. Altra cosa che si potrebbe fare è avviare un bot. Ora, io non sono così sicuro di questo livello, che si sta dimostrando abbastanza di supporto, ma adesso ce lo invalida, no? Ma vediamo un attimo, perché comunque qua ci stiamo incassando una bella perdita. Vediamo un po'. Potremmo azzardare di creare un bot tra i 00119 0016. Si potrebbe fare questa azzardata, magari facciamola. Poi ragazzi, è andata male, c'è sempre Pepe che ci aiuta, dai. Crea, come si chiama sta roba, BRG. Comunque personalmente non avrei fatto, come vi dicevo già prima, speculazione qua su questa valuta. L'ho fatto in questo caso perché devo registrare il video, me l'avete chiesto in tanti, quindi l'ho voluto fare, però non l'avrei fatto proprio per tutti i motivi che abbiamo visto prima dell'operatività. Allora, abbiamo detto 0011, sì, teniamocela tonda, dai, più semplice, dov'è? Qua 0.0011 e il massimo abbiamo detto a 0.16, sì, 0.0016, 0.0016. Cosa sto facendo qua? Sto andando a creare un grid bot. Io vi consiglio sempre di aspettare comunque, perché qua è sempre molto molto instabile la cosa. Non sappiamo effettivamente quali saranno i movimenti, e potrebbe anche rompere e tornare a livelli più bassi.
per quanto mi riguarda è possibilissimo, potrebbe tornare intorno agli 0,009, che poi è più o meno il prezzo che ha su anche su CoinMarketCap. Però vediamo un attimo, potremmo avviarci comunque un bot. Io ti mostro come si fa, poi tu fai sempre queste analisi, aspetta almeno una trentina di minuti prima di decidere se avviare o meno un bot, in modo da vedere in che fasce si sta muovendo. Ora qua è troppo vicino al supporto, non è mai salito oltre, quindi secondo me andrà a romperlo a ribasso e questo non è buono. Anzi, facciamo una cosa, va, teniamone conto e mettiamone il suo prezzo così. Poi quindi minimo e massimo li diamo, cioè il minimo, la fascia minima che vogliamo dare e la fascia massima che vogliamo dare, e all'interno di questo range inizierà ad aprire e vendere di continuo. Quante griglie vogliamo creare, cioè quanti livelli vogliamo creare dove andare a acquistare e vendere? Io direi che potremmo, visto che parliamo di abbastanza poco, potremmo magari vedere 20, no, 30 griglie, 40 griglie, no, voglio stare con poco capitale in realtà, quindi facciamo magari un, sì, no, 35, un $36 di investimento ulteriori si potrebbe anche fare, poi casomai lo chiudo in perdita, pazienza, però almeno vi mostro come funziona, sperando in un pump, ma dubito che ci sia, perché per la natura di questa coin non mi aspetto chissà quale pump. Qualche se andrà giù di nuovo, probabilmente no, sì, chi lo sa. Ok, dai, facciamo un 35, dai, vediamo, $36.50, mettiamo, crea una griglia, conferma, vediamo. Oh, che palle. 6,85 ti va bene? Crea una griglia. E dai, mi hai rotto le palle. Così. Voilà. Ti va bene? Oh. Ok. Siamo in perdita. Fantastico. Si inizia sempre in perdita. Chiaramente vado ad accumulare. Vedi, qua ti mostra le operazioni. Ho già fatto arbitraggio 3 volte. Ti mostra dove compra, vende, vedi quello che fa per ogni livello, ti dice ho acquistato così, ho venduto a questo prezzo, quindi ora si inizia a fare tutti i suoi arbitraggi piano piano e vediamo cosa succede. Ci siamo comunque posizionati, abbiamo anche il bot attivo, vediamo che diamine ci succederà. Lascia like, condividi, commenta, fai quello che ti pare, iscriviti se ti va, mi raccomando, chiusa le notifiche e ci vediamo nel prossimo video.